Ciao ragazze, scontrino in mano, sono arrivata adesso da Risparmio Casa, ho la finestra aperta perché si crepa come al solito, ieri sera ha piovuto, c'è stato un forte temporale, ma siamo da capo con l'umidità. Allora, vi faccio vedere e vi dico cosa ho speso da Risparmio Casa, che sinceramente io mi trovo meglio dall'Ipershop. Allora, ho preso detersivo per la lavatrice Chantecler, l'ho pagato 2,79 euro. Un buon profumo, vediamo se rimane anche sui capi quando sono asciutti, perché io questo non l'ho ancora provato. Però l'ho preso perché era in offerta, mi sembrava una buona offerta. Poi ho preso per i pavimenti di Xampiatti scorza di limone bicarbonato, l'ho pagato 59 centesimi, anche questo qua era in offerta. Poi mi continuano ad arrivare messaggini. Ok, poi ho preso due pacchi di Scottex carta igienica che era in offerta a 1,39 euro al pacco. Sto cercando di tirare sull'altro. Ok, abbastanza compatta questa qua, perché io guardo sempre che siano compatte, cioè che non siano gonfie d'aria. Poi ho preso mitico sgrassatore Chantecler, perché secondo me questo qui agisce bene su tutto, ed era in offerta a 2,79 euro, ma secondo me da lì per sotto si paga meno. Comunque mi mancava e l'ho preso. Faccio anche un grande uso io di Napisan, e questo qui era in offerta solo quello limone e menta, che poi si sente anche poco, non è una cosa molto pesante, e l'ho pagato Napisan 1,49 euro. Leviamo l'altro video. Poi ho preso Napisan igiene profonda igienizzante pavimenti, questo qui lo uso lo usiamo nella casa che abbiamo nell'orto, e l'abbiamo pagato, l'ho pagato 1,39 euro, e sono anche ceccata, potrei mettermi gli occhiali ma non li metto. Poi ho preso alluminio Risparmio Casa 99, sacchetti freezer 99 al pezzo, acqua fresh 99, ne butto per terra Poi ho preso le pile 3,30 euro. Io ne faccio andare un casino perché ho la tastiera del computer fisso che è senza fili e va in wifi col computer, e mi si scaricano alla velocità della luce e quindi devo averne sempre in casa, perché poi non ho una tastiera da attaccare al computer di ricambio. In pratica, se mi si scaricano le batterie su quella, ciccia, non scrivo più. Poi ho preso il pacco di saponette Palmolive, questo qua a me piace tantissimo l'odore che hanno, è buonissimo, mi piace. E il pacco da 4 l'ho pagato 1,79 euro.
Poi ho preso un pacchettino di queste salviettine fria da tenere in borsa per pulirmi ogni tanto le mani con azione igienizzante e le ho pagate 99 centesimi. Guardo, se è rimasto qualcosa nei sacchetti. No, vi ho detto tutto, un totale di 20,96 euro. E beh, avevo anche bisogno di detersivi da lavare a mano la roba, però io non ho trovato questa gran convenienza. E siccome mi ricordavo che da Lip Soap ce n'erano in offerta a prezzi inferiori, aspetto di andare a Lip Soap. Ovviamente la settimana prossima, perché io le spese, le commissioni, ho solo il sabato e la domenica da poterle fare, ma qualcosa riesco a fare anche in settimana, devo dire la verità, perché io comunque il mercoledì pomeriggio non lavoro, però preferisco con tranquillità nel weekend, che faccio più con calma, non mi agito. Vi mando un bacione e vi auguro una buonissima giornata. Ciao!